cosa è successa a questa safe? Amici, era qualche giorno che non giocavo a Fortnite. Apro Fortnite, entro nella lobby e sbam che mi ritrovo un countdown di 4 giorni, 7 ore, 49 minuti e 55, 54, 53 secondi ad attenderci. Oh mio Dio, cosa sta per succedere? Cosa sta per succedere? Non ne ho idea, so solo che voglio andare a fare l'ultima partita di questa seconda stagione. Quindi signori, senza perdere altro tempo, andiamo a farci l'ultima partita e soprattutto parliamo un po' di cosa secondo voi potrebbe accadere in questo terzo capitolo. Terzo capitolo? Terzo capitolo, mi sembra di sì. Allora, solitamente non inizio mai una partita nella lobby, però sto giro ci hanno regalato gli zaini, ma in realtà non mi interessano. Quindi ho deciso di mettere la skin delle grandi occasioni, ovvero sempre centro. Vi starete chiedendo perché la skin delle grandi occasioni? Non fate troppe domande, semplicemente la skin delle grandi occasioni. Ok, me lo sono inventato adesso, ok, non ci sono mai state grandi occasioni. Iniziamo. Allora, un pullman un po' particolare in una zona un po' gnè. Però, come dico sempre, è un po' che non gioco a Fortnite, ormai è diventato tipo un meme. Fatto sta che ci buttiamo male, perché ci siamo buttati malissimo, qui a Lago Language. Lago Language. Tra l'altro, c'è un botto di gente, ma non è questo che... Oddio, c'è troppa gente. Mi sono buttato malissimo. No, questo qua mi uccide. Guardate come ci moriamo, guardate come ci moriamo. A few moments later. Siamo già morti, siamo già morti. Extra rip. Dai. Ok, vabbè, prima partita di riscaldamento ci sta, ora la vinciamo. Dicevo, secondo voi cosa succederà nell'evento? Secondo me, o almeno incrocio le dita. Ora ho incrociato davvero le dita. Spero che cambino la mappa. Sì, e spero che cambi anche la partita veloce. Dicevo che secondo me, anzi andiamo all'agenzia dai, così vediamo se è cambiato qualcosa in sti giorni che non ho giocato, anche se non penso. Dicevo, secondo me, boh, spero che cambino la mappa, ma soprattutto spero che, boh, aggiungano armi, tolgano armi, non lo so. Uccidiamo il tipo. No, sono caduto come un idiota, che fallimento, che fallimento. Si vede che non gioco da un po'. E questi qua mi fanno il culon. Però io apro la cassa, mi prendo pure le pozze e sento che c'è un tipo qua in parte. Agguatone time con i tuoi amici. Pota! Pota! Paparata, papapapa. Oh, comunque sta zona è antisgamo e tu qua non... cioè non ti toccano mai nella vita. Salve. Che sberla. Che sberla. Ok. Dicevo, c'è un casino che voi non avete idea. Spero che... No! No! Stiamo già per morire. Addios, bitches. Fai quanto sono salito in alto. Oh, 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 oh. Sento casini vari. Sento casini vari. Però sento anche una cesta. Sento anche una cesta. Dammi la cesta. Non c'è niente di bello. Oh, vai, pushiamolo. Acca. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Stupido pollo. Tanto ora moriremo di fisso. Guardate che schifo di safe. Ma va, che schifo. Ok, ci sono due tizi che si stanno scassando come se non ci fosse un domani. Entriamo nel fight, va là. Aspetta, dove sono andati? Oh, 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 oh. Dove è andato? C'era il bunker aperto. C'era il bunker aperto. Pappa, però. No, mi sparano, mi sparano. C'è, la guardia mi spara. Davvero guardia? Davvero guardia? Cioè, io pensavo fosse un tipo... Era la guardia? Ok. C'è nessuno. Uno. Uno. E mi sta venendo pure fame. Ma questo non c'entrava niente. Però è vero. Guarda lì quante piattaforme ci sono. Vuol dire che c'era un tipetto in agguato. E io non c'ho scudi e mi sono accorto solo adesso. Morirò di sicuro. Dannazione. Dannazione. Oddio, ma mi sta venendo un dubbio. A parte che lì è morto un tipo. Ma in alto sulla sinistra mica c'era tipo il nome del personaggio e quanta vita aveva. Ora, ho un dubbio. C'è sempre stato anche in singolo. Non pensarci neanche. Non pensarci neanche. Via, 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 via. Vedete che senza scudi è ingiocabile. Senza scudi è ingiocabile. E scappa. È il momento di pensare a come riuscire a sopravvivere a due persone molto più scudate di me, che probabilmente stanno tryhardando da stamattina e che probabilmente mi uccideranno. Dai, questo c'ha la minigun, schifoso lurido. E niente, la fine. No, maiale! Dai, ma perché non trovo gli scudi? Basta, faccio l'ultima. Tredicesima, che partita di merda. L'ultimissima. Mi butto tipo nel primo spot. Oddio, non vorrei andare allo yacht, però mi sa che dobbiamo andare allo yacht. E tra l'altro mi sa che anche col nuovo aggiornamento toglieranno il buon Deadpool.
perché ormai è totalmente inutile. Quindi ce ne andiamo allo yacht per dargli un estremo saluto, un ultimo saluto al buon Palla Morta, Deadpool, Piscina Morta, lasciamo perdere. E speriamo che ci sia qualcuno, altrimenti potrebbe essere un po' noiosetto. Però vedo gente, perfetto, vabbè che ci sono le guardie a tenerci occupati, che tempo di scendere, sono già morto 6 volte. Ma comunque ci proviamo. Vabbè, fatemi... Non voglio commentare, non voglio... Guarda, mi si è pure buggato... Che schifo. Allora, qua c'è un tizio bello prepo... Ah, è qua. Oh no! A meno che... Sì, certo, come se una guardia aprisse le chest. Sì, certo. Sapete cosa ho scoperto? Totalmente a caso, non se... Amici? Cos'è successa a questa safe? Cioè... È buggata. Un saluto a Vincenzo che mi ha appena invitato nel gruppo. Ma c'è la safe buggata. Ok. Allora, onestamente, il mio piano era quello di pushare tutti. Ma sapete che mi sa che il mio piano è cambiato in sopravvivi e vedi quanto è buggata la safe? No, ok, si è sbuggata. Cioè, ma che safe stupida era? Ok, comunque voglio togliere questo pompo e prendere questo. Mi starete dicendo le peggio parolacce, ma hey, preferisco il tac. Ora, prima di prendere l'elicottero e scappare come se non ci fosse un domani, andiamo dal buon Deadpool. Sempre se lo troviamo. Le pistole di Deadpool ti fanno guadagnare vita ogni colpo che spari, e io non la sapevo sta cosa. Figo, molto figo. Ok, ho lootato il cavo e ora si scappa sostanzialmente perché è pieno di guardie. Ah! Wow, cosa mi spari? Vieni qui un attimo. Non ti sto facendo capire niente, più o meno. 50 in faccia. Ta. No, ho sbagliato. Non ci sto capendo niente io. Editata. Mitragliettina. Boom, Harley Quinn. E vai a morire a casita. Boom. 2 kill. 23 rimasti. Direi proprio a sgara. Ho trovato un altro tizio. Vai, esplodi. Boom. Cosa sta succedendo? No, cosa succede? Scappa. Potrei morirci tranquillamente in volo. No. Siamo salvi per sbaglio. Dai, un medikit. No, eh. Allora, prendiamoci sto airdrop sperando in un medikit, dai, ti prego. No, però c'è lo scar. Preferivo il medikit. No, mi è planato addosso un tizio. Ma stai scherzando. Dai, fightare con gli alberi proprio mi fa di uno schifo. Piece? Mi sa che muoio per danno da caduta. Caduta. Avete presente quando di solito vi dicono: ehi, c'ho uno sputo di vita? Beh, io c'ho uno sputissimo di vita. Cioè, sono più forte di lui a costruire, però non ho vita. Scappo. Sinceramente non ci avevo pensato alla fuga, ma credo sia la scelta più saggia. Molto probabilmente ci rincorrerà, però... Mi va... No! Ma sei scemo! Ah! Bene, stanno fightando. Stupidi. Sinceramente... c'è il camion. Però vorrei nascondermi qua. Vediamo se riesco a nascondermi. Nascosto. Guardate che bello da dentro. Ma va, non l'avevo mai... Oddio, che bello. Vediamo col cecco. Ah. Allora, siamo tornati operativi. Dai, airdrop, ti prego. Ma sapete che mi voglio prendere questo, che lo preferisco un botto. E vabbè, mi tengo una pozza. L'aug mi piace un casino. Cioè, voi non avete idea di quanto mi piaccia l'aug. Lì c'è un tipo straferito. Come lo raggiungo? A piedi? Andiamo a piedi? Dai, rischiamo. O tutto o niente. So che non dovrei pusharlo, ma ho tutto o niente. Ok, gli stanno sparando. È il nostro momento. A parte che non ho i materiali, ma è il nostro momento. Ok, stai calmo. Scusa. No. Ho finito i materiali. Dannazione. Ok, questo era un idiota. Che culo. No! C'è una jump, la voglio. No! Oddio. No, questo qua è cattivissimo. Oddio, che palle, quelli cattivissimi. Signori, un vero soldato sa quando è il momento di andarsene. E onestamente questo è il momento di andarsene. Allora, c'è una cesta, potrei prenderla, E mi sa che la prendo. Non ci credo, lo sapevo, Dio mio, lo sapevo che mi tiravano una sberla. Kotara, dai. Lo sapevo. Non voglio vedere niente, proprio chiudo il gioco, non voglio vedere niente. Quindi, signori, mi tolgo le cuffie per la mia ultima partita di Fortnite. Potevamo vincerla? Sì, ma l'abbiamo giocata male, dannazione. Vabbè,
Quindi signori, io vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero le 2.45, con un nuovo video. E si spera in una nuova stagione di Fortnite. Ciao!